Ragazzi, benvenuto in questo non previsto video rumors e news. Ebbene sì ragazzi, questo video rumors e news non era previsto, non volevo farlo, cioè nel senso non ce l'avevo nella scaletta perché in realtà è passato relativamente poco tempo dall'altro video rumors e quindi non ci sono in realtà tantissimi rumors e news in questo episodio. Ma ragazzi, è uscita proprio una news relativamente in particolare a un prodotto che secondo me fa un po' pensare anche relativamente a chi sarà magari destinato questo iPhone, perché infatti parleremo di un iPhone, e soprattutto se magari questa cosa snaturerà questo tipo di iPhone. Penso che comunque che avrete anche letto dal titolo, ovvero parleremo dell'iPhone SE 4. Ma ragazzi, ci sono anche altri due rumors molto interessanti e quindi alla fine sarà sicuramente un video rumors non lunghissimo ma molto molto interessante. Iniziamo proprio con i rumors che mi ha fatto fare in realtà questo video, che in realtà non volevo fare, non era previsto, ovvero l'iPhone SE 4 con l'isola dinamica. Ebbene sì ragazzi, vi ho già parlato dell'iPhone SE 4, vi ho parlato del fatto che dovrebbe avere un nuovo design molto in stile dei nuovi iPhone, in particolare non tanto degli ultimi iPhone 15, ora già mi sto confondendo con gli iPhone 16 ragazzi, è veramente un casino, cioè non sembra, ma con i nomi, i numeri e cose è veramente un casino ogni volta. Comunque non dovrebbe essere proprio simile appunto alla serie iPhone 15, visto che comunque i bordi sono cambiati leggermente, no? Sappiamo che non sono più totalmente squadrati ad angolo vivo, ecco, diciamo così, ma sono un po' più stondati. Invece questo iPhone SE 4 dovrebbe un po' riprendere il design dell'iPhone 13, per intenderci, dell'iPhone 14, dell'iPhone 12, con gli spigoli vivi. Dovrebbe avere però il retro in vetro e satinato, quindi dovrebbe questo riprendere gli iPhone 15. Dovrebbe avere una singola fotocamera ma con il design nuovo, quindi quello lì che è un po' più grossa, abbiamo una sorta di isola, no? Proprio come succede negli iPhone moderni, no? Cioè le fotocamere sono piazzate sopra un rialzo, ecco, non so come spiegarvi. Vabbè, starete sicuramente vedendo le immagini. Dovrebbe avere un display OLED tutto schermo e tutti quanti noi però ci aspettavamo che questo display OLED a tutto schermo, ovviamente a 60 Hz, che se mettono pure i 120 Hz dopo quello che vi andrò a dire ragazzi, boh, cioè Apple vuole fallire, perché se no non si spiega veramente. Però ecco, tutti quanti noi ci aspettavamo che questo display avrebbe avuto il notch, quindi il buon caro vecchio notch, magari nella versione un po' più piccola che abbiamo visto con gli iPhone 13, quindi non quello grosso che abbiamo avuto fino agli iPhone 12, che ci stava assolutamente. Ma ragazzi, è uscito un rumors che parla di iPhone SE 4 con l'isola dinamica. Sì, iPhone SE 4 con l'isola dinamica. Ora voi direte, vabbè dai, ci può stare, tutti gli iPhone ora hanno l'isola dinamica. Beh, mica tanto ragazzi, cioè è una scelta abbastanza strana, perché se ci pensate l'isola dinamica è uscita con gli iPhone 14 Pro e fin qua ci siamo. Gli iPhone 14 non avevano l'isola dinamica. L'isola dinamica sui modelli un po' più economici, tra molte virgolette, è arrivata esattamente un anno dopo, quest'anno, cioè l'anno scorso in realtà, il 2023, con gli iPhone 15. Quindi ora tutta la linea, diciamo, principale degli iPhone hanno l'isola dinamica. Quindi che Apple già con il prossimo iPhone SE, ok che dovrebbe uscire non nel 2024 ma nel 2025, quindi diciamo dovrebbe passare un altro anno più o meno, però già con il prossimo aggiornamento, che dovrebbe essere già di base incredibile rispetto alla generazione precedente, dovrebbe cambiare veramente tutto, dovrebbe avere anche la USB-C, visto che ormai Apple è obbligata, quindi non può fare ancora quei giochetti, no? Sul modello più basso metto il Lightning, no, non lo può fare, deve per forza mettere la USB-C. Quindi ragazzi, mettendo anche l'isola dinamica, a me mi viene un po' il dubbio, cioè chi allora comprerà magari un modello di qualche anno vecchio che Apple ancora vende, no? Per esempio sul sito Apple, se voi andate a vedere, c'è l'iPhone 13, c'è l'iPhone 14, ma se Apple rilascerà un modello così tanto avanzato di iPhone SE, che poi magari sì, non avrà l'ultimo processore, non avrà alcune cosettine, non avrà i 120 Hz, ma insomma un iPhone SE totalmente nuovo, magari in un form factor che a molti piace anche di più, visto che dovrebbe essere leggermente più piccolo, con la USB-C, con l'isola dinamica, beh,
diventerebbe un signor iPhone SE. E qua però mi viene anche un altro dubbio: se Apple vuole fare un iPhone SE così tanto avanzato e così tanto moderno, ma quanto aumenterà il prezzo? Cioè, sarà ancora definibile iPhone SE? Beh, sono tutte domande che sicuramente possiamo, di cui possiamo parlare, no? In questi video possiamo discuterne anche qui sotto nei commenti. Fatemi sapere assolutamente cosa ne pensate al riguardo, ma lo scopriremo purtroppo solamente al momento dell'uscita dell'iPhone. Sicuramente usciranno anche rumors sull'eventuale prezzo, più ci avvicineremo all'uscita e più sapremo cose. Però ecco, a me quello che ora adesso mi viene il dubbio è che effettivamente un iPhone SE così figo sicuramente costerà anche più soldi. Comunque staremo a vedere. E quindi ragazzi, passando all'altro rumors, vi parlo di nuovo di iPhone 16. Già vi ho parlato del probabile design, già vi ho parlato delle probabili caratteristiche. Oggi parliamo di batteria, e in questo caso parliamo dell'intera lineup dell'iPhone 16, quindi non solo dell'iPhone 16 standard e non solo degli iPhone 16 Pro. Parliamo di batteria perché sono uscite le probabili capienze delle batterie dei prossimi iPhone, e ci sono delle belle sorprese ma anche delle cattive sorprese. Dipende voi quale modello vorrete acquistare. Infatti ragazzi, alcuni iPhone 16 e soprattutto l'iPhone 16 Pro Max avranno batterie più grandi, ma c'è anche un malus, ovvero che l'iPhone 16 Plus invece avrà una batteria minore. Non parlano di iPhone 16 Pro, quindi presumo io che l'iPhone 16 Pro dovrebbe rimanere identico all'attuale capienza della batteria che ha adesso l'iPhone 15 Pro, quindi vabbè, ma non né male né peggio, è un pareggio, quindi meglio un pareggio che perdere capienza della batteria. E ragazzi, precisamente l'iPhone 16 avrà una batteria da 3561 mAh, ovvero un più 16% rispetto al modello precedente, quindi l'attuale iPhone 15. L'iPhone 16 Plus, che è quello che perde un po' di capienza di batteria, avrà una batteria da 4006 mAh, ovvero un 9% in meno rispetto al modello precedente. E ragazzi, l'iPhone 16 Pro Max, che è il modello che mi interessa anche a me, avrà una batteria da 4676 mAh, ovvero un 5% in più rispetto al modello precedente, che non sarà incredibilmente sto a grande aumento di batteria, ma ragazzi, meglio un 5% in più che un 5% in meno. Quindi poi magari sicuramente con il nuovo processore, con un insieme di cose, questo potrebbe far durare un'oretta e mezza in più la batteria del prossimo modello di 16 Pro Max. Quindi sono molto molto curioso relativamente a questo punto di vista, perché l'ultimo iPhone che veramente mi ricordo una batteria che mi faceva dire sì, cavolo, questo iPhone dura, è stato l'iPhone 13 Pro Max che ho avuto. L'iPhone 14 Pro Max è stato un po' così, no? C'è stato un bel gran calo con l'iPhone 14 Pro Max, mentre con il 15 Pro Max c'è stata una piccola ripresa, ma ancora non siamo ai livelli del 13 Pro Max. Quindi speriamo che questo piccolo aumento possa far tornare l'iPhone a quei bei vecchi tempi. Ed ora ragazzi, l'ultimo rumors news, in che in realtà già ve ne avevo parlato, ovvero relativamente ad iOS 18 e all'interfaccia che dovrebbe cambiare in stile Vision OS, quindi il sistema operativo del visore, volevo mostrarvi effettivamente come potrebbe al grandi linee risultare questo nuovo iOS 18 relativamente alla grafica. Più che altro non sono usciti tanto render proprio che mostrano tutto iOS 18 eccetera eccetera, più che altro è uscito un generale un po' come potrebbero comparire i vari elementi di iOS in questa nuova grafica che Apple sta usando con il visore. Quindi ecco qui le immagini. Come vedete, riprende appunto in totale tutte quante le varie componentistiche che abbiamo visto nel sistema operativo del visore. Io devo dire che ragazzi mi piace, perché eventualmente non snaturerebbe iOS totalmente, quindi non è che sarebbe, che ne so, come quando siamo passati da iOS 6 a iOS 7, che veramente sembrava un sistema operativo diverso. Qua no, si vede che comunque è ancora iOS, si vede che comunque sarebbe una grafica ancora in stile Apple, quindi non è totalmente una cosa che non abbiamo mai visto, si vede che è un'evoluzione, ecco, e a me non dispiacerebbe. Fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Speriamo che effettivamente questo rumors si avveri, perché secondo mio modestissimo parere serve un nuovo rinnovamento grafico, perché ormai è un po' troppi anni che abbiamo questa grafica qui. Quindi ecco, speriamo, incrociamo le dita ragazzi, che effettivamente si realizzi questo desiderio un po' comune di tutti noi utenti Apple. Quindi ragazzi, spero tanto che questo video rumors in news vi sia piaciuto. Come vedete sono state solamente tre notizie in realtà, ma secondo me molto molto succose, soprattutto quelle relativamente all'iPhone SE 4, ma anche relativamente alle batterie dei prossimi iPhone 16. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, e se questo video vi è piaciuto vi ricordo come sempre che potete lasciarmi un mi piace, iscrivervi al mio canale, mi aiutereste veramente tantissimo.
tantissimo. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!